Il luogo del baratto. Siamo a Carpignano Salentino per la quarta giornata della Summer School Baratto Snodi Scambi tra Performing Arts e Community Care, in compagnia del professor Nicola Savarese, che oggi ci ha regalato il racconto dell'esperienza dell'Odin del 74, sua personale sia come osservatore del lavoro dell'Odin Theatret che ha fatto qui, ma anche come studioso della stessa esperienza. Mamma mia, tutte queste cose insieme. Ascolta, sono venuto molto volentieri qui perché gli amici dell'Associazione Officine Culturali di Carpignano mi hanno convinto, non con la forza, ma con il loro lavoro, con la loro attività, a partecipare a qualcosa che per me ha ancora un'importanza. 38 anni dopo l'esperienza dell'Odi, c'è ancora qualcuno che se la ricorda, che fa, come dire, uno sforzo di collegarlo al presente, soprattutto persone che non hanno vissuto quell'esperienza. Alcuni di questo gruppo non erano nati, avevano 5 anni. Quindi questo che cosa significa? Che quell'esperienza si è radicata nella gente, non nella memoria della gente, ma si è radicata proprio nel cuore delle persone, nella loro spina dorsale, come un momento che Carpignano ha vissuto di particolare. È talmente particolare che loro definiscono questo gruppo teatrale che veniva dalla Danimarca come i danesi. Che cosa significa? Significa che i carpignanesi, come popolo, come gente, ha incontrato questi danesi come gente di teatro e si sono incontrati. Improvvisamente, naturalmente non era loro volere, all'inizio c'è stato un po' di diffidenza qualche. E lentamente, l'Odin Theatre è stato qui 6 mesi, si è creata una tale, come dire, fiducia da arrivare a una forma di scambio senza denaro. I danesi davano il loro spettacolo, davano le loro canzoni che qui non erano conosciute e i carpignanesi, la gente anche dei paesi intorno, rispondeva con i loro canti, con le loro canzoni, con le loro danze, con delle pizzica che non ne ho riviste più neanche nelle manifestazioni più recenti e sappiamo quali sono. Quindi che cosa era avvenuto? Era avvenuto una specie di miracolo. Io non credo in miracoli. Credo che le persone sono in grado di raggiungere gli altri attraverso la propria identità, l'essere se stessi. E qui c'erano i carpignanesi con le loro tradizioni che forse ricordavano, forse no, ma improvvisamente sono riemerse dal loro passato, con questo gruppo di stranieri che è stata un po' la cartina di tornasole, la pietra filosofale che l'ha fatta emergere. Quindi da questo incontro, anche dispari, perché qui c'era tutta la comunità del paese e dall'altra parte c'erano una 10-12 persone, si è instaurato un dialogo, una forma di reciproco rispetto. Gli attori si alzavano la mattina come contadini per andare nei campi, perché qui quando sono le 8 si torna a casa perché il sole è terribile. Anche gli attori si svegliavano presto, andavano a fare i loro esercizi, i loro treni, la loro esercizi vocali nei campi di Olimpia. Questo ha fatto sì che ci fosse da parte della gente un rispetto, forse non capivano fino in fondo che cos'era un lavoro teatrale, il teatro tradizionalmente è un'altra cosa, ma credevano in questa attività, questi poveretti che lavoravano dalla mattina alle 5 come loro. Ecco, da qui è nata una fiducia e da qui è nato un rispetto e da qui nasce questo ricordo quarantennale. Che poi alla fine è questo. E soprattutto dopo l'Odin è nata, contemporaneamente l'Odin, è nata la festa dell'Umiero, cioè la festa del vino. In un paese dove non c'è vino, io ho bevuto, diciamo, non ho bevuto aceto, però non era certo un vino come adesso se ne beve in Salento. Era un vino di famiglia, un vino che i contadini, la gente faceva per la propria famiglia. E nonostante tutto la festa del vino, quindi una specie anche qui di cosa mitica, cioè una festa del vino nasce là dove il vino si produce, avrei capito di più una festa dell'oro.
Questo si vede che è entrato anche nei paesi vicini, nella gente vicino, e oggi è una festa dove vengono 50.000 persone. È molto cambiata, non sempre in meglio, perché è chiaro che quando i numeri crescono, crescono anche i soldi, crescono anche gli interessi e tutto il resto. Però anche questo è il segno di qualcosa che c'è stato e che ha lasciato delle tracce. All'inizio la festa del vino era una cosa che tutti in famiglia preparavano una pizza di patate, preparavano una teglia di birra e le portavano alla festa e la gente le comprava e con quei soldi si organizzava quello dell'anno successivo, una casetta, gli stand, una decorazione. Col tempo, naturalmente, tutto questo era impossibile perché nessuna famiglia può fare tante pizze per sfamare 50.000 persone. Però, nonostante questo, è rimasto anche qui le persone che vengono e che lasciano la macchina a chilometri, che non tutti possono parcheggiare, come il segno di una festa che era molto diversa dalle altre, che non era religiosa, una festa popolare e probabilmente, anzi, sicuramente è stata la prima del Salento in questo genere. Poi sono nate tutte quelle della frisella, del polpo, dell'oliva, del tutto quello che vuoi, ma sono nate dopo. Questa festa del vino, e non a caso il vino, è una cosa mitica, ma poi miero, che in greco vuol dire puro, quindi la festa della purezza, per chi sa addentrarsi nei meandri dei significati, beh, evidentemente è stato qualcosa che ha funzionato come un serpente, come un qualcosa che si addentra nelle persone. Nicola, che cos'hai da barattare? Ah, oddio, questo sospiro. Io non penso di aver barattato tanto con gli studenti, adesso sono in pensione, non sono proprio decrepito. Penso che ho dato tanto agli studenti e non mi vergogno a dirlo, cioè ho sempre dato di più di quello che il mio ruolo richiedeva, anche la mia materia, perché quando sono del teatro non dico che non ci fai niente, ma insomma non è che ti porta tanto lontano se non fai tutto un corso professionale, un danza, e neanche quello oggi porta più tanto lontano. Periodo di crisi, il teatro si nasconde, si insabbia. Oggi posso dire che ho da barattare un'esperienza, diciamo, decennale, che non serve a niente, perché tutti devono fare la propria esperienza, quella degli altri serve a sbagliare, che però può motivare, può suggerire, può essere usata come una leva, come un grimaldello, perché oggi questa è la realtà, c'è tanta insicurezza, tanta paura. Molti giovani hanno molta volontà e parlo dei giovani come una gente, come una generazione, ma sono già gente che ha 30-35 anni e non possono essere considerati più adolescenti che stanno a casa a spese dei genitori, ma quello che fa paura loro non è confrontarsi, sfidare il mondo, quello che fa paura loro è dire sì, va bene, io faccio questa conquista, ma che succede dopo? Cioè una grande insicurezza. E sono in sicurezza e la sabbia non si costruisce niente. Questo è il problema. Quindi se posso fare qualcosa in questa direzione, vi rimotivare e poi ragazzi, vi considero ragazzi, ve lo dico, il mondo oggi è un paese. Non abbiate paura di andare laddove c'è fuoco e brucia, laddove si offrono le opportunità, perché oggi come oggi, con un low cost qualsiasi, tornate a casa quando volete. E essere cittadini del mondo è molto più bello che essere, diciamo, cittadini del paese in cui si è nati. Si ritorna cittadini del paese in cui si è nati, ma bisogna diventare cittadini del mondo. Grazie. Grazie, professore.